più un goccio d'acqua. Sono rimasto pure senza munizioni. Sono praticamente condannato a morte. È fatto. Ah, ma ci sono le news della settimana di Raiden e Midna. Successo straordinario per Fallout 4, che secondo quanto riportato da Steam Spy avrebbe venduto nelle prime 24 ore solo su Steam ben 1.200.000 copie, battendo competitor come Call of Duty che ha totalizzato 350.000 copie vendute. Ma Activision difende il suo brand affermando che Call of Duty Black Ops 3 ha superato la cifra di 550 milioni di dollari nei suoi primi 3 giorni sul mercato. Si parla tanto di come Call of Duty sia sempre la stessa cosa, di come sia in declino, eppure alla fine sempre tutti lì a comprarlo. Obiettivamente, perché Activision dovrebbe interrompere una serie così di successo? No, ditemelo voi. E intanto per Fallout 4, ovviamente solo su PC, arriva la prima nude mode, ovvero la prima mod che permette di denudare i nostri personaggi in Fallout 4. Sì, però ora la cosa importante è sapere che però questa cosa non ci dà nessuna armatura, quindi nessuna difesa. Ma si vedono delle splendide minne, ma io che ho scelto il personaggio maschio vedrò il pisello. E no, non mi interessa. Come abbiamo personalmente notato, la versione PlayStation 4 di Fallout 4 è afflitta da diversi problemi, tra cui la resa audio dei dialoghi che sembrano quasi in mono. Siamo qui per lei, signore, per aiutarla a proteggere il suo futuro. Ma a quanto pare Bethesda sembra essere cosciente del problema e starebbe lavorando su una patch. Ma dico, ma mai un gioco di Bethesda che su console Sony vada bene, eh? Mai. Su Metacritic Fallout 4 è stato elogiato dalla critica, ma stroncato dagli utenti. Sì, da tanti utenti che già al day one avevano espresso il loro voto mettendo un bellissimo 0. 0 a Fallout 4, 0. Ora, il discorso non è se lo meriti o non lo merita, non lo merita uno 0, non lo merita, ma quanto i pregiudizi nei confronti di questo titolo siano enormi, così come di qualsiasi altro titolo ultimamente. Si fa a gara chi ce l'ha più grosso, il pregiudizio, e si fa anche a gara chi è il primo ad esprimere questo pregiudizio, stroncando un gioco senza neanche averlo provato, facendo leva sui demeriti che un gioco ha piuttosto che sui meriti. Dall'altro lato abbiamo gli eccessivi fanboy di un gioco, che invece lo elogiano senza neanche averlo provato anche loro. Quindi, ecco, forse non sarebbe il caso di capire tutti quanti che si tratta di videogiochi e che come tali dovremmo trattarli parlandone con serenità, discutendone in amicizia, evitando di scannarci. Parlo proprio con te, sì. Cioè, non lo so, è una cosa che si dice parlo con te. In realtà, no, regia, lo spiego, non si parla con nessuno di specifico, ma se c'è qualcuno che si sente chiamato in causa, che se la sente, se la sente, praticamente, poi, ecco, si può discutere, sotto interviene nei commenti, ma io certe cose non le dovrei spiegare, si capivano già benissimo da sole. La new Xbox Experience rende tutte le operazioni su Xbox One molto più veloci, addirittura più veloci della dashboard per PS4, che è già abbastanza veloce, quindi non possiamo che esserne più che contenti. Inoltre Xbox One è adesso retrocompatibile con oltre 100 titoli di Xbox 360, trovate la lista completa in descrizione. Molto bene, quindi quanti di voi non l'avessero ancora fatto potranno recuperare un bellissimo titolo come Red Dead Redemption, che vi ho consigliato tante volte, quindi ci siamo, finalmente. Ok, Rockstar ha dichiarato di non voler aderire alla retrocompatibilità dei giochi Xbox 360 su Xbox One. Bene, cioè male, perché in questo modo Red Dead Redemption non ci sarà, quindi dovrete procurarvi per forza un Xbox 360 o una PlayStation 3, perché poi non è che c'è pure su PC, no, mai fatto una versione per PC. Ah, ma non è che perché c'è GTA Remastered già su Xbox One, per questo non c'è la retrocompatibilità dei titoli Rockstar, non è che l'ha fatto per questo Rockstar, no. Ah. Beh, fatto sta che Red Dead Redemption non potrete vederlo su Xbox One. Ma chissà se in futuro Rockstar aderirà alla retrocompatibilità. Probabilmente no. Intanto, negli Stati Uniti Halo 5 Guardians per il mese di ottobre è stato il gioco più venduto, insieme a Xbox One, la console più venduta, che ha fatto registrare un più 81% nella distribuzione generale della macchina. Un'ottima notizia per la casa di Redmond che, almeno in casa, negli Stati Uniti, può festeggiare, stappare la bottiglia di spumante e far capire al mondo intero di come le esclusive e le killer application esistano ancora ed abbiano un senso. Nel corso di questa settimana si è svolto il Nintendo Direct,
per la prima volta senza Satoru Iwata. Finalmente il prossimo The Legend of Zelda è stato confermato per il 2016 su Wii U, anche se non abbiamo nuove informazioni sul gioco in sé. In compenso Nintendo ha annunciato The Legend of Zelda Twilight Princess HD per Wii U, con tanto di amiibo di Midna. No, non è il mio amiibo, è questo qua. Prima o poi comunque un amiibo qualcuno me lo farà, ne sono sicura. Oppure me lo faccio io con la plastilina, anche se poi non funzionerebbe con Wii U, vabbè. E sempre nel Direct è stato rivelato Cloud di Final Fantasy VII come personaggio giocabile di Super Smash Bros. Per Wii U. A questa notizia sobria è stata la reazione di molti fan. Che cosa? Due settimane fa, in una puntata delle news della settimana, avevamo discusso di quanto potessero ancora durare PlayStation 4 e Xbox One prima di lasciare il passo alle prossime console, oppure per sparire per sempre. No, questo non l'avevamo detto, però chi lo sa, può darsi che non ci saranno nuove console. Ma comunque, Naughty Dog, il talentuosissimo team di sviluppo, ha dichiarato che entro questa generazione però ci saranno sicuramente altri due o tre titoli in preparazione. Questo potrebbe voler dire un nuovo Uncharted? No, non è probabile, perché Uncharted 4 dovrebbe essere il capitolo finale della saga. Potrebbe voler significare un nuovo The Last of Us? Sì, quello è possibile. Ma speriamo con tutto il cuore che si possa trattare di un capitolo del tutto nuovo, di un brand del tutto nuovo, di una nuova IP che possa arrivare nelle nostre PlayStation 4 il prima possibile, anche se Naughty Dog ha fatto sapere che forse se ne parlerebbe verso la fine di questa generazione. Intanto aspettiamo con trepidazione Uncharted 4. E a grande richiesta all'interno delle news della settimana ritorna l'angolo delle c***ate. Regia, perché censurato? Scusami. No, sono stata io. Ah, sei stata tu. Ma in tempo reale proprio. Cioè, hai proprio censura? Vediamo, cazzo. Caspita, brava! Secondo uno studio condotto da Mauser Codes, i giocatori PC sarebbero più bravi a letto. Su un campione di circa 2700 individui inglesi, ben il 54% dei giocatori PC è stato giudicato bravo a letto dai propri partner, contro il 47% dei possessori Xbox e solo del 3% dei possessori PlayStation 4. Ma che specchio di trasmissione, io ho solo la PlayStation 4 e sono bravo a letto. Questo non lo so, lo sta dicendo lei. Cioè, mia moglie dice che ogni tanto effettivamente faccio schifo. Giochi al PC. Ah, e quindi se gioco al PC sono bravo a letto. Esatto. Ma che specchio di trasmissione che date queste notizie di merda, poi io me ne vado. Effettivamente. Ma ci spendono pure dei soldi per delle ricerche del genere? Spero proprio di no. Si sa che in Corea del Sud gli e-sport, ovvero gli sport basati sui videogiochi, quindi chiamiamoli sport, e che sono pure ben remunerati, sono tenuti in grande considerazione. Ci sono diversi team che se ne occupano. Uno tra i più importanti, il team MVP, per giocare a StarCraft 2 ha assoldato una Bona. No, nel senso, una che proprio si chiama Bona, cioè è una cantante pop. E in Corea del Sud le cantanti pop, che sembrano tanto innocenti e molto femminili, sono tipo delle pro di quelle della Madonna, anche a StarCraft, si funziona così. E si chiama Bona, e vabbè, tante battute potremmo farci, che poi Bona Bona, insomma, cioè, ce n'è di mail, però vabbè, poi è questione di gusti personali, eh. Controllate sempre la descrizione per tante informazioni utili e noi ci vediamo alla prossima! Ok, finite, lascia il like e adesso sono fottuto. Cosa può capitare di peggio? Giusto, un Deathblow alto 7 metri che sta venendo verso di me. Perché parlare troppo presto, dico io?